La 26esima edizione di Tipicità, quella dell'accelerazione, la grande kermesse del Made in Marche che ha portato al Fermo Forum da sabato 3 marzo migliaia di persone, ha confermato la sua forza e la bontà di un format che è diventato un successo per la validità delle proposte, la qualità degli operatori, la crescita degli eventi e una serie di ragioni che per comprenderle fino in fondo bisogna viverle. Anche quest'anno il punto di forza sono tutte le anime di Tipicità, dai produttori agli imprenditori, dagli artigiani ai coltivatori, per coinvolgere ogni singola anima che dà il suo contributo alla riuscita dell'evento. Si rema tutti dalla stessa parte e con il vento in poppa. Al taglio del nastro, Angelo Serri e Alberto Monachesi, gli ideatori di Tipicità, lasciano il passo ai rappresentanti istituzionali del territorio, tantissimi i sindaci che insieme danno il via ufficiale all'edizione 2018. Sì, i sindaci perché rappresentano la presenza di Tipicità ormai sul territorio, il territorio che è, direi, presidiato perché, tanto per citarne alcuni, tra gli enti coorganizzatori di Tipicità abbiamo Ascoli Piceno, quindi il comune di Ascoli, di Ancona, di Recanati, di Castelfidardo, di Pesaro, addirittura è entrata quest'anno insieme a Civitanova Marche, oltre ai comuni dell'area calzaturiera come Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Fermo naturalmente. Poi abbiamo le unioni montane del Tronto e Val Fluvione e le unioni montane Sino Frassassi e Catria e Nerone, quindi la montagna marchigiana collabora pienamente e soddisfazione grossa soprattutto perché nonostante difficoltà della vigilia, il tempo qui a Tipicità si registra non solo un sold out negli spazi espositivi ma anche nella partecipazione del pubblico. Ci sono tanti eventi, tanti protagonisti, ospiti illustri, c'è una parte d'Italia, una parte di mondo, davvero a Tipicità è un crocevia delle qualità come il claim che avete scelto per quest'anno. Sì, sicuramente a Tipicità mettiamo in vetrina i nostri gioielli, diciamo in generale, i nostri tesori appartenenti a diversi settori produttivi, ma anche al nostro paesaggio, alla cultura, alla nostra storia. Però ecco, non varrebbe la pena di fare un discorso autoreferenziale, quindi di dirci tra di noi quanto siamo bravi, quanto siamo belli e quanto siamo buoni, se non ci confrontiamo con un mondo globale. Quindi conserviamo la nostra identità, però inserita in un mondo globale, e qui a Tipicità sono presenti delegazioni provenienti e quindi anche chef da New York, dalla Repubblica Ceca, dalla Russia, per non parlare delle tante realtà italiane che ormai hanno un rapporto stretto con Tipicità e che ogni anno aumentano. Quest'anno abbiamo come ospite d'onore l'Isola d'Elba, sicuramente un mondo interessante con il quale confrontarsi soprattutto riguardo al settore turistico vale sicuramente la pena. Il tema scelto quest'anno per Tipicità sul quale confrontarsi è il crocevia delle qualità. Sicuramente Tipicità ormai si è affermata come un motore per tutte le marche, questo per noi è importantissimo perché poi consente di parlare di Fermo in tantissimi momenti d'eccellenza dentro le Marche. Sono molto contento di questo. Enogastronomia e non solo, territorio, anche saper fare attività produttive. Credo che sia un bel mix ora che siamo anche ci siamo distanziati dai momenti più difficili del sisma, è anche un momento per poter ragionare e ragionare anche a bocce ferme, così come si può dire. Quindi è un momento importante per la nostra città sicuramente e per tutto il territorio. Di fronte ad una sala gremita, dopo i saluti del sindaco di Fermo Calcinaro, dell'assessore regionale Cesetti, del presidente della Camera di Commercio di Fermo Di Battista, del vicepresidente di ANCI Marche, Goffredo Brandoni e del direttore di Tipicità, Angelo Serri, sono Nunzio Tartaglia, responsabile macroarea Centro-Sud UbiBanca, project sponsor di Tipicità, con i rettori Claudio Pettinari dell'Università di Camerino, Francesco Adornato dell'Ateneo di Macerata e Sauro Longhi della Politecnica delle Marche, a sviscerare le varie tematiche oggetto del forum. A moderare l'incontro è la giornalista Cinzia Poli, voce di Rai Radio 2, che interpreta al meglio il ruolo di intervistatrice. Occorre sviluppare una massa critica nella nostra regione,
e il Tartaglia Pensiero, al fine di creare una regione che sia unita in un solo territorio. Si è aperta questa 26esima edizione di Tipicità, un ulteriore anno di record, segnale che questo è un evento che oramai si è affermato come il principale evento regionale e dimostrazione che il mercato ha bisogno di fare massa critica, e quando ci sono contenitori che consentono di fare massa critica come Tipicità, questi contenitori riescono ad affermarsi nonostante le difficoltà. Uno degli aspetti fondamentali di Tipicità è proprio fare squadra. L'evento di oggi con la banca, le istituzioni, le università è la dimostrazione concreta che su questo tavolo si riesce a lavorare tutti insieme, che in questa regione non ci possiamo permettere di dividerci e di separarci né a livello settoriale né a livello territoriale. Tutta la regione insieme, tutti gli attori economici, istituzionali e accademici della regione a fare squadra. Le Marche non sono solo un territorio dalle menti critiche, sono molto di più. Sono eccellenti nel sapere comune, commenta il rettore dell'Università di Macerata, Francesco Adornato, che ritiene che sia proprio l'università a dover creare quella massa critica, punto di forza della regione. Credo che Tipicità abbia avuto una forte intuizione di accompagnare a questo suo lavoro ormai pluridecennale i saperi delle università, perché le quattro università marchigiane nella loro differenziazione combinano saperi scientifici e saperi umanistici. Nel nostro caso, nel caso dell'Università di Macerata, noi poniamo a disposizione di Tipicità del territorio regionale un elemento importante, cioè la cultura umanistica che fa da ponte tra le varie culture, tra il mondo occidentale, il mondo orientale, il mondo regionale, quello cinese ad esempio, russo, e aiuta in un momento particolare come questo, che non va ricordato, a superare le diffidenze, a far incontrare anche i mercati, perché i mercati non sono solo algoritmi di denaro o di merci, i mercati nascono anche sulla fiducia tra le persone, sul conoscersi, sul conoscere la cultura dell'altro. Di qualità marchigiane della ricerca parla il rettore della Politecnica delle Marche, Sauro Longhi. Rettore, stare sul palco della cerimonia inaugurale di Tipicità con i suoi colleghi, che valore ha? Beh, il valore credo che Angelo ha voluto dare a questo evento un valore molto simbolico, cioè quello di dare a Tipicità un risalto. Che Tipicità si basa sulla conoscenza, si basa sui valori in qualche modo dello studio, si basa sulla ricerca. Ed è sempre utile parlare di università e parlare soprattutto dei bisogni di una società che ha bisogno ancora dell'università e ancora di più dei giovani che escono da questa nostra università e che trovano nelle ricchezze di questi territori opportunità di impiego molto molto importanti. Quindi noi questo cercheremo di farlo anche con gli stand che abbiamo aperto, con le iniziative che raccontiamo qui dentro la mostra di Tipicità, sempre con l'obiettivo di portare tanti più giovani nello studio e nell'attività di ricerca, perché attraverso lo studio e la ricerca si migliora la vita. Servirebbero il doppio di studenti, dice Longhi. Servirebbe ovviamente anche il doppio delle risorse, gli fa eco il collega dell'Ateneo di Camerino, Claudio Pettinari. Le università oggi hanno una credibilità decisamente maggiore rispetto a quella che avevano 10 anni fa e che i territori si stanno affidando alle università per crescere insieme e per svilupparsi. Una università ha un dovere, che è quello di lavorare per il proprio territorio, anche in un senso più ampio, anche per un territorio più ampio, con delle logiche che oramai sono anche descritte da un punto di vista normativo. Saremo valutati per quelle che sono le attività di terza missione che facciamo, quindi per questo public engagement che ci coinvolge oramai dalla mattina alla sera e che portiamo nei nostri corsi di laurea. Che cosa abbiamo voluto portare qui a Tipicità? E questa è la cosa che mi riempie più di tutto di gioia, perché a Tipicità abbiamo portato la nostra ricerca. La ricerca è la nostra tipicità. Abbiamo scelto un tema quest'anno che è quello dei materiali innovativi, e dai materiali innovativi abbiamo cercato di mostrare
tutte quelle sfaccettature, quelle capacità che il nostro Ateneo è in grado di fare, con ricercatori che appartengono a diverse aree, a diversi settori, che provengono da diverse scuole e che comunque poi si sono messi a ragionare insieme per costruire un percorso virtuoso. Questo si può fare con i materiali innovativi, si può fare sul tema dell'enogastronomia e dell'agroalimentare. Sono tanti aspetti che possiamo mettere insieme e che possiamo mettere a fattor comune di questo territorio per farlo crescere.